Questi peli vanno bagnati anche qua. Tenga più larghe le braccia, bagniamo un po' più di genere. Lei non pensi più a nulla, ci penso io a salvare. Stia qua sotto. No, si rilassa. Fine del dolore, lei si troverà la mia faccia tatuata sul corpo. Quando andrà al mare quest'estate, mi farà pubblicità e tutti mi chiameranno per lavorare. E io potrò continuare a andare con le escort. Facciamola più grande, dai, se dobbiamo dare il fuoco, diamo il fuoco per me. Non rida, non rida! È sopravvissuto! Valerio, ma lei è un eroe, nessuno se lo lascia fare. E qui, Mario. Direi di sì, aspetti che lasci quel pisello. Ecco qua. Aspetti un attimo. Pubblico! Pubblico, dicevo. Pubblico! Adesso... Fermi, fermi. Valerio, cosa sta succedendo? È il tuo potere paranormale. Dicevo, pubblico! Adesso possiamo scegliere tra alzare Valerio e fargli un bel regalo come credo si sia meritato oppure continuare a dargli fuoco al pisello! Voi vuole altri figli? No, scherzo, dai! Adesso Valerio, vieni, ti sollevo dalla tua condizione umana a quella di supereroe. Pubblico, applaudite l'eroico! Voilà. E poi lei non si schifa neanche di questo asciugamano, insomma, cosa proprio eroe. Tenga, questi sono i suoi regali, la mia immagine sacra, vede? La faccio vedere a tutti per farvi morire di invidia. Non darò fuoco a tutto, adesso mi spoglio nudo e finiamo. Allora, ecco qua. E poi queste due sono le palline a mazze esattori. Come funzionano? Le bussa in Italia? Lei lancia prima la pallina gialla che fa un'esplosione a mazza 7-8 degli esattori. Allora vengono gli eserciti. Con questa invece fa una nube di fumo con cui può scappare. Ovviamente la sua famiglia non avrà tempo di scappare, verrà presa e rivenduta al mercato degli schiavi in Libia, ma lei potrà farsi una nuova famiglia. E tutto è bene, poi finisce bene.